torniamo al coraggio come ascesi, o meglio, ci vuole il coraggio per fare esercizio, e quindi c'è un coraggio dell'ascesi, ma anche all'ascesi l'esercizio per ottenere il coraggio. E oggi vorrei dirvi due cose essenziali che riprendo da da alcuni personaggi. La prima cosa che vorrei dirvi la prendo da Anna Freud. Chi è Anna Freud? È la figlia del celebre psicanalista Freud, il quale, questo psicanalista viennese, se non vado errato, dice, noi lo conosciamo per, come dire, i suoi studi sulla psicologia umana, la sua scuola di psicologia e di psichiatria. Bene, la figlia Anna Freud diceva che un mondo su misura è un mondo con il quale il bambino non è più obbligato a misurarsi. Noi oggi compiamo un grave errore pedagogico. Quando vogliamo evitare ai nostri figli, ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, ogni tipo di ostacolo. Quando facciamo questo, non siamo uomini, non siamo, meglio, papà e madri coraggiose. Lo so che lo si fa per il bene, ma il protezionismo, che è differente dal proteggere, il protezionismo non ha mai fatto crescere nessuno. Se noi non lasciamo che i nostri ragazzi comprendano il senso della lotta, del sacrificio, se noi non lasciamo che i nostri ragazzi si misurino con le difficoltà, le affrontino le difficoltà, che coraggio potranno mai affrontare? E che esercizio ad affrontare le difficoltà potranno avere? Antoine de Saint-Exupéry diceva che l'uomo scopre se stesso quando si misura con l'ostacolo. Dobbiamo lasciare che i nostri ragazzi, giovani, figli, abbiano degli ostacoli e si misurino con questo ostacolo, perché così scoprono la propria forza, le proprie potenzialità e scoprono il senso della vita. Poi vi è un altro aspetto. Vedete, lo vedremo anche poi nel coraggio cristiano. Il coraggio non è l'eroismo. Gli eroi sono quelli che, per esempio, che vincono una battaglia, che vincono e che raggiungono un grande risultato. Ci vuole coraggio per vincere una battaglia, per esempio per andare così, per tornare nel passato, per andare in guerra e lottare. Ma il coraggio più vero è quello che tu dopo devi vivere tornando alla normalità della vita. Cioè il coraggio vero è quello che tu vivi nella quotidianità. E qui voglio leggervi una frase di un grande romanziere francese a me molto caro, Georges Bernanos, che altre volte vi ho citato. Nel 1918 circa, cioè alcuni anni dopo, chiedo scusa, sto sbagliando, lui scriveva questa frase: sappiamo che dal 1918 che cos'è la brusca smobilitazione delle coscienze eroiche. Comincia a Verdun e finisce nella liquidazione dei danni di guerra. Tutti possono farsi uccidere per un giusto motivo. Ma attenzione a quello che dice ora Bernanò. La difficoltà è vivere la vita di tutti i giorni con le mani pulite. Questo è il vero coraggio. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!